Amici di Mediariano, buonasera. Non ci resta che ridere, guardandomi sarebbe già il caso. No, questa sera Big Wave Mediariano vi porta a teatro. Questa sera infatti ci sarà una rappresentazione teatrale ironica, sorridente, ma anche che fa pensare. Non ci resta appunto che ridere, spettacolo brillante in due atti con la regia di Nino Spagnuolo, e tra poco andremo a parlare con lui. Intanto voglio ricordare che tutto ciò è stato organizzato ancora una volta dalla città di Ariano Irpino, assessorato turismo e spettacolo nella persona del dottor Manfredi D'Amato, e poi ai leggendari amici del Forum della Gioventù. Visto che ci siamo e parliamo di leggenda, andiamo a parlare con il leggendario amico del Forum della Gioventù, Roberto Pierro. Roberto, come stai? Tutto bene, voi spero bene. Benone, benone. Allora, teatro, spettacolo, musica, Forum della Gioventù non si ferma. Sì, Forum della Gioventù continua a non fermarsi. Ripeto, anche l'ultima volta eravamo addirittura di arrivo e adesso siamo arrivati, anzi ne approfitto anche per dire che l'8 agosto si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi. Questo spettacolo di oggi, grazie innanzitutto al patrocinio economico del Comune di Ariano, in particolare dell'assessorato Turismo e Spettacolo, quindi la persona dell'assessore D'Amato Manfredi, che oggi purtroppo non è potuto essere qui, e grazie al patrocinio, diciamo, alla collaborazione pubblicitaria e quant'altro del Forum della Gioventù. È un'occasione, diciamo, importante, perché oltre alle belle realtà che ci sono qui ad Ariano per quanto riguarda il teatro, è importante anche, come dire, ogni tanto fare qualcosa di diverso, qualcosa da fuori, e quindi ecco oggi il carro dei Tespi, che ringrazio per i sacrifici che hanno fatto per essere oggi qui, e quindi ha una compagnia napoletana che porti un po', diciamo, qualcosa di diverso. Un po' di verve sicuramente, tanta teatralità napoletana, una commedia tra l'altro brillante, quindi si riderà. Sì, uno spettacolo, diciamo, leggero, con intervalli musicali, e proprio per regalare, come dire, un pomeriggio di tranquillità, di serenità, come poi è un po' la caratteristica del teatro napoletano. Bene, intanto noi ringraziamo Roberto Pierro, ricordo, il presidente del Forum della Gioventù di Ariano Irpino, uscente. Decaduto. Noi ti ringraziamo ancora, e adesso noi pian piano andiamo a parlare con il regista. Siamo sul palcoscenico e fra un attimino vedremo questo spettacolo bellissimo, una sorta di varietà commedia, e ne parliamo con il regista Nino Spagnuolo. Come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Dunque, si tratta di uno spettacolo comico fondamentalmente, che però ha degli spunti che ci fanno pensare, no? E lo stesso titolo ci dà un'idea. Nel senso che non ci resta che ridere, potrebbe anche essere una soluzione quando tutto va male. Diciamo l'estrazione napoletana comunque. L'estrazione sì, è napoletana, sì, diciamo che la filosofia è un po' quella napoletana, un po' campana in generale, secondo la quale, insomma, anche di fronte ai problemi seri, magari è il caso di non abbatterci troppo, e anche se è bene pensare, meditare, eccetera, però ogni tanto è bene anche farsi una risata, insomma. Verissimo. Parliamo della sua compagnia, da quanto tempo esiste questa compagnia? Dunque, questa è una compagnia abbastanza giovane, per la verità, dura da 3-4 anni, non di più, perché a me, per la verità, piace anche cambiare, trovare ogni tanto persone nuove. Poi tra l'altro bisogna lasciar libere le persone quando magari decidono nel frattempo di fare altro, e in questo modo riusciamo a divertirci praticamente sempre, perché ci conosciamo da non moltissimo, ci incuriosiamo per quello che siamo e quello che facciamo, e quindi andiamo bene così. Questo è piacevolissimo. Allora ragazzi, intanto ringraziamo il regista Nino Spagnuolo di questa serata particolare, teatro, e quindi non ci resta che ridere. Ah, ed è stato ferito nella rissa. No, maresciallo, nelle palle! Ma qui da che sta facendo? Niente, maresciallo, ma regalarmi questo orologio. Ma adesso non ci potevo fare la doccia. E allora? Sono due ore, non scendo una goccia d'acqua. Che dice? Voglio vedere proprio. Allora mi aspetto un momento che ti faccio vedere che sei. Forza! Tu sei Mario Rossi?
pesi 70,32 kg, 69 con le mutande, ma sei sovrappeso, il tuo peso forma è 66, mangi troppe porcherie. Tu sei Mario Rossi e facendo così hai perso il treno, pirla! Basta! Non suonerò più! Ci scopri nomi, colori la notte di spirito.